Oggi parleremo del mito di Tarpea, una figura leggendaria della storia di Roma. Tarpea era la figlia del comandante della guarnigione romana della Rocca Capitolina. Secondo la leggenda, lei tradì Roma, aprendo le porte della Rocca ai nemici sabini, in cambio di oro e di alcuni degli scudi che portavano al braccio. Ma una volta entrati, i Sabini non mantennero la promessa e invece di oro lanciarono a Tarpea i loro scudi, uccidendola. Tarpea fu quindi gettata giù dalla rupe della rocca che ora porta il suo nome. Questo mito rappresenta la punizione per la tradizione e il tradimento verso la città di Roma. Tarpea divenne in seguito un simbolo di tradimento e di slealtà nella cultura romana, tanto che il suo nome fu utilizzato per indicare la pena capitale inflitta ai traditori. Inoltre, la figura di Tarpea fu spesso rappresentata sulla moneta romana come un monito per gli abitanti della città. Ancora oggi la figura di Tarpea è presente nella città di Roma, ad esempio in un monumento vicino alla chiesa di Santa Maria in Aracoeli. Inoltre c'è anche una leggenda secondo la quale Tarpea, dopo la sua morte, sarebbe diventata una divinità locale. E questo è il mito di Tarpea, una figura leggendaria che rappresenta la punizione per il tradimento e la slealtà nella cultura romana.